Quindi io ho deciso una cosa, ho detto vabbè, fallo sempre te. Questo c'è. È il tuo regno, ciao. Però io aspetto. Che bellezza. MTV, partiamo dal salone. Ecco, lui modalità bradipo. Abbiamo scelto questo divano perché è il giusto compromesso fra me e Paolo. Questo divano poi tra l'altro è stato il primo acquisto che abbiamo fatto. Eccomi, MTV, mi sono cambiata per te. Questo è un momento solenne che ti faccio accedere nel mio magico mondo del glamour. Quello che si dice un accesso esclusivo. Un pass per la cabina armadio di Clizia. Qui ho tutti i miei pigiami. Ecco, sono i pigiami che ho realizzato per il mio e-commerce, per il mio brand. Adesso ti porto nel mondo patato della mia cucciolina Nina. Fatto di unicorni e di tanto pink, di tanto zucchero filato. Vieni. Qui c'è il mio ex manichino che era nella zona fashion, quindi passaggio al testimone è andato alla mia cucciolina felicissima. Vedi, questo è un quadro a cui sono molto legata perché è stato realizzato da una delle mie fan. Una cosa cui discutiamo sempre, chi rifà il letto, perché se lo rifaccio io va sempre male, invece se lo rifà lei è sempre perfetto, ovviamente. Quindi io ho deciso una cosa, ho detto vabbè, fallo sempre te. MTV, benvenuta nel mio regno. Eccolo qua, questo è il terrazzo che ho curato in ogni minimo particolare. Partiamo dall'ultimo arrivato, che in realtà è un regalo che ho fatto a Clizia, ed è questo bonsai. È molto particolare perché ha questo ramo che forma un 8, che tra l'altro è il giorno nel quale ci siamo messi insieme, l'8 febbraio, e poi se uno lo gira è il simbolo dell'infinito. Approfittiamo che Clizia è andata un attimo di là, e quindi MTV ti faccio vedere il quadro al quale sono più legato, perché me l'ha fatto un mio amico Andrea Ambrogio, che è un artista romano e anche un cantante. Fa il figo lui. Dai, tieni. Aspetta, ti faccio vedere anche questo. Aspetta. Sì, fai, amore, questo c'è. È il tuo regno, ciao. Vedi MTV? Questo è in velluto con tutti i Swarovski. Adesso come lo rimetto a posto? Vado. Qui invece abbiamo una testa di moro che ci hanno regalato in Sicilia. Ci ho messo dentro un ciclamino così per arredarlo. Che chi ci ha seguito durante il Grande Fratello era la pianta che Andrea Montovoli portò con sé dentro alla casa. Quando fu eliminato la lasciò a me e io la presi e praticamente eccoci qua. Cioè, è passato un anno, è cresciuta tantissimo. Questo è lo scivolo che Clizia ha regalato a sua figlia. E adesso approfitto del fatto che sono solo per darti una notizia che lei ancora non sa, perché io nel giro di 2-3 anni in questo terrazzo costruirò il Chavarro Family Stadium. Metterò una porta e diventerà il posto dove giocherò a calcio con mio figlio. La vera promessa che le ho fatto è di portarla a vedere prima o poi, mi auguro prima che poi, l'aurora boreale. Però io aspetto.